noi quando facciamo i lavori, peraltro complessi, possiamo stare nei tempi che comunichiamo alla popolazione. Questo è un primo elemento di soddisfazione. Il secondo è l'aspetto estetico e funzionale della via, che ha riconosciuto anche alle attività che erano presenti un loro spazio, ma soprattutto c'è molta più disponibilità per i pedoni e ovviamente molta meno disponibilità per gli autoveicoli, il che vuol dire che la velocità dovrà essere molto meno intensa. Anche dal punto di vista dell'illuminazione, entro poche ore verrà terminata da Enel Sole, sarà ancora una volta un'illuminazione a LED e quindi illuminazione a energia pulita, illuminazione che ci consente di ridurre l'energivorità dell'illuminazione pubblica. Aprirla adesso ha voluto dire evitare che alcuni esercizi potessero soffrire delle conseguenze di una via chiusa, anzi una via più bella potrà essere attrattiva per queste attività.